Nel cuore della Sicilia, circondato da verdi colline, in provincia di Caltanissetta, sorge il grazioso borgo di Resuttano. Abbarbicato su un sinuoso pendio, è un luogo fuori dal tempo. Immerso in una natura incontaminata che comunica al visitatore armonia e semplicità. È impossibile resistere al fascino rurale di questo centro, a cui la quiete degli alberi e il verde dei prati che esplodono di colori in primavera fanno da cornice. Resuttano è un piccolo paesino dell'entroterra siciliano. Ci troviamo perfettamente al centro della Sicilia e al centro dell'autostrada Palermo e Catania. Siamo proprio sull'autostrada. La comunità di Resuttano è formata da circa 2.300 persone. Sono persone molto cordiali, disponibili, gente di cultura, di modeste origini, però gente che vuole bene e si fa voler bene. Il paese nacque ufficialmente il 7 giugno 1627 per volere del duca di Campobello, Giuseppe di Napoli. L'origine del borgo però è più antica, lo testimoniano i resti dell'antico castello di Ra al-Sultan, costruito dai Saraceni, su un poggio della riva sinistra dell'Imera meridionale, ad un paio di chilometri dall'attuale abitato di Resuttano. Nell'Ottocento il castello fu inglobato in una masseria. Per quanto riguarda le architetture, di grande interesse è la chiesa madre dedicata all'Immacolata Concezione, fatta costruire nel XVIII secolo. L'edificio sacro a tre navate custodisce al suo interno pregevoli opere d'arte. Particolare la cappella del Santissimo Crocifisso, patrono del paese. In questa sono contenuti una macchina lignea alla cui base è riposta l'urna con il Cristo morto e un seicentesco crocifisso in legno. Di grande valore è il dipinto del XVII secolo, San Francesco d'Assisi, attribuito allo zoppo di Gangi.
Spicca per bellezza la tela settecentesca raffigurante la Passione di Cristo. Il resto dei paramenti e arredi sacri, tra cui il pulpito, sono opera di artigiani resuttanesi. La chiesa di San Paolo fu fondata da Don Paolo La Rocca nel 1835 sulla preesistente cappella devozionale di famiglia. Dal 1970 la chiesa, divenuta parrocchia, acquista grande importanza grazie anche a Don Michele Indorato. Le effigi dei due prelati che hanno reso grande la chiesa sono conservate in una stanza adiacente all'edificio. Al suo interno, l'edificio sacro, oltre alle sculture raffiguranti i sette dolori della Vergine e l'altare bronzeo del Santissimo, donato da un benefattore di Resuttano, custodisce la statua della Madonna Addolorata, a cui i resuttanesi sono molto devoti. La corona e la spada, in oro e pietre preziose, sono state fatte grazie ai doni degli ex voto, mentre il mantello è stato cucito e finemente decorato a mano da una suora. Molti sono gli eventi che nell'arco dell'anno animano l'ospitale Borgo di Resuttano. L'allestimento del presepe è fatto veramente con spirito di abnegazione da tanti volontari che sacrificano la sera anche con lo stare con i propri figli fino a notte tarda a preparare tutto il presepe, le varie scene, con l'acqua, col freddo. Questo è un motivo in più che spinge ad amare e a realizzare sempre più con impegno una attività o questa realizzazione del presepe vivente. Ecco, questo ci deve coinvolgere in prima persona tutti a riflettere che con spirito di sacrificio si può fare tanto per il bene di una comunità, per il bene di una realtà in cui noi crediamo. Ecco, voglio terminare con una frase di Madre Teresa di Calcutta: l'amore vero, ecco, ci spinge a fare sacrifici. Ecco, se noi crediamo in una realtà, se noi abbiamo amore verso una realtà, quale la nostra comunità, quale le nostre tradizioni, ecco, anche il fare sacrifici, ecco, costa sacrificio vero e proprio, però c'è questo spirito di gioia, di condivisione, di allegria e di scambio anche di idee, di scambio di progetti. Infatti questa è una particolarità della preparazione del presepe, la gioia con cui si preparano le varie scene, con lo spirito di sacrificio, ma nello stesso tempo la condivisione, dove ci sono papà, giovani, bambini, dove tutti siamo alla pari, perché ci spinge un unico ideale: fare bene con il nostro impegno le cose in cui crediamo. E per noi cristiani è importante riflettere su questo. Cristo ci deve dare questo motivo in più per agire, vivere, condividere con i più piccoli, con i più grandi, con una comunità, con le altre comunità, l'ideale che è quello cristiano: l'amore, la fraternità, il dialogo. Ecco, noi predichiamo, ci battiamo per questi ideali, però dobbiamo essere i primi ad attuarli nella nostra vita. Se veramente accogliamo Cristo nel nostro cuore, se ci facciamo illuminare da questa luce che è il suo Vangelo, noi possiamo fare tutto. Con le parole di Gesù: con me potete far nulla, con me potete fare tutto.
Senza di me non potete far nulla, con me potete portare frutto. Quindi se la nostra vita si ancora a quella di Cristo, possiamo veramente fare tutto, come Lui stesso dice, cose migliori di quello che ha fatto Lui. Suggestiva ed emozionante, la manifestazione del presepe vivente, connubio di sacro e profano, è un vero tuffo nel passato. Il 6 gennaio di ogni anno, da tutta la Sicilia, arrivano turisti per assistere alla rappresentazione dell'arrivo dei Magi alla grotta di Betlemme e per visitare le botteghe in cui vengono fatti rivivere gli antichi mestieri. Il pomeriggio del 6 gennaio, accolti dai numerosi figuranti resuttanesi che partecipano alla messa in scena delle Sacre Scritture, arrivano a cavallo i tre Re Magi. Dopo un giro nel paese, si fermano sul sagrato della Chiesa Madre, dove per l'occasione viene costruita la capanna di Betlemme in paglia e canne. All'interno i figuranti vestono i panni della Madonna, di San Giuseppe, di Gesù Bambino e degli angeli. Non mancano l'asinello ed il bue, che secondo i testi sacri riscaldarono il Figlio di Dio. Fuori dalla capanna i pastori accorsi a salutare la venuta del Salvatore. Gaspare, Melchiorre e Baldassarre offrono incenso, oro e mirra a Gesù Bambino. Il mistero dell'adorazione dei Magi è seguito da una solenne celebrazione eucaristica. La sera prendono il via i festeggiamenti profani. Ogni angolo di Resuttano, vestito a festa, riporta alla luce i fasti del passato. Rivivono le antiche tradizioni, gli antichi mestieri, tramandati di generazione in generazione. Nelle botteghe degli artigiani i più anziani svelano ai bambini i segreti del loro mestiere. Un furgiaro lavora il ferro battuto. Scarparo, ripara le calzature usurate dal tempo. I carrittari costruiscono le ruote per carri. Usiggiaro, crea le sedie. Ne a Lucanna
viene venduta la frutta. All'interno de Apicurara si preparano formaggio e ricotte. La civiltà contadina viene riproposta nelle sue scene quotidiane. Le donne fanno il pane di casa, stirano con il vecchio ferro da stiro, cuciono, prendono l'acqua dal pozzo della piazza e lavano insieme i panni al lavatoio del paese. Tutta la manifestazione è allietata da canti e balli popolari. Il presepe vivente di Resuttano, un tuffo nel passato per riappropriarsi delle radici. È da 30 anni che la scinnenza viene realizzata nella nostra comunità e io da 5 anni ho portato avanti il lavoro che i miei predecessori hanno iniziato. Ecco, grazie anche alla collaborazione della provincia regionale di Caltanissetta, del comune di Resuttano, della Proloco, dell'oratorio Sant'Arcisio, ecco, ci impegniamo tutti affinché questa realtà non muoia. E infatti lo sforzo mio è quello di incitare anche i ragazzi più giovani, ecco, il futuro di questa comunità, a mettersi in gioco in prima persona a realizzare questa rappresentazione sacra, che non è un teatro, non è una commedia, ma è la rappresentazione di quello che noi crediamo, ecco, la parola di Dio che ci è stata affidata dagli apostoli, che ci è stata tramandata dagli apostoli fino adesso. Toccante è la riproposizione delle tappe fondamentali della Passione di Cristo. Resuttano diventa una vera e propria città teatro. Sul sagrato della Chiesa Madre viene messo in scena il primo atto dell'agonia di Gesù. Davanti al Sinedrio, Gesù è condannato dai sommi sacerdoti e condotto da Pilato. Thank you.
il governatore romano, sotto le pressioni della folla che grida «Crocifiggilo!», libera Barabba e si lava le mani, lasciando Gesù al suo destino. Buonasera, volete dunque libero costui o Barabba? Ma che male ha fatto quest'uomo? Pilato, l'hai sentito? Se non lo condanni sei anche tu nemico a Cesare. Metterò in croce il vostro nome. Non abbiamo altro re che Cesare. Cesare! Ma è innocente! Non è innocente chi contro Cesare l'impero si è levato e muove il popolo alla ribellione. Parla! Difenditi! Odi la folla! La gente ti vuole in croce! Voi lo volete. Io del sangue di Gesù sono innocente e lavo le mie mani. Ma che questo sangue, se egli è un giusto, cada sopra voi e sopra i figli vostri. Voi lo volete? Deriso, umiliato ed incoronato di spine, Gesù porta la croce fino al Calvario. Dal sagrato della chiesa in processione i fedeli e le confraternite si uniscono al dolore dell'agonia di Gesù, accompagnandolo fino al Calvario. Peculiarità del triduo pasquale sono i parti, canti popolari in dialetto siciliano, che raccontano la passione di Cristo. Nati da una profonda fede, vengono recitati con devozione nelle processioni della Settimana Santa.
Al Calvario viene messo in scena il secondo atto della rappresentazione, la crocifissione di Gesù. Le guardie romane si spartiscono le vesti. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dopo aver pronunciato queste parole, Gesù spirò. È un momento di forte commozione. Don Liborio invita tutti i fedeli a contemplare in silenzio Gesù crocifisso e a rinnovare la professione di fede. Gesù ha preso su di sé questa croce per farci riflettere. Oppure preferiamo una vita facile, una vita serena, dove la croce non ci deve nemmeno toccare. Cristo ci ha dato l'esempio, perché da questa croce ognuno di noi impara. Al tramonto una suggestiva fiaccolata accompagna il crocifisso in chiesa madre. Qui viene portata in scena l'ascinnenza, la discesa di Gesù dalla croce. Nelle mura della chiesa i figuranti resotanesi fanno rivivere il pentimento di Giuda. A Gesù agonizzante viene negata anche l'acqua. Le guardie porgono al figlio di Dio una spugna intrisa d'aceto per dissetarsi. Anche se in croce, Gesù compie l'ultimo miracolo terreno. Dona la vista ad un cieco. Il Nazareno è morto e non è lecito spezzare lo segamo. Vedi, è morto. Non senti nel tuo cuore vibrare l'amore? Squarcerò il suo cuore con la mia lancia, gli affretterò la pace. Soldato, pietà del mio figliolo, morto d'amore. Questo è il nome. Che avviene? Dal suo corpo è uscita una potenza. Io vedo i sepolcri dei vecchi israeliti aperti attorno a me. I profeti si mettono in cammino verso Gerusalemme. Con mio occhio cieco, ora ci vedo. Io vedo Cristo. Io credo in te, Cristo. Abbi pietà di me. Maria e l'apostolo Giovanni, straziati dal dolore sotto la croce, assistono agli ultimi istanti di vita del Salvatore. È qui che Cristo affida la madre a Giovanni.
Gesù, deposto dalla croce, viene posto nel sudario, tra le amorevoli braccia di Maria. La volontà del Padre è fatta. Cristo è morto in croce per salvare l'umanità intera. Dopo la benedizione del prete, con il cuore contrito, i resuttanesi tornano a casa per meditare. Patrono del grazioso borgo di Resuttano è il Santissimo Crocifisso. L'effigie sacra posta nell'abside della navata destra della Chiesa Madre è legata ad una leggenda. Si narra che agli albori del XVII secolo nella cucina del principe di Napoli Barresi giacesse dimenticato da tutti un crocifisso. La figlia maggiore del principe, colta da una grave infermità, sognò il crocifisso. La sacra immagine chiese alla fanciulla morente di essere collocata nella chiesa di Resuttano. L'indomani il principe fece condurre in chiesa il crocifisso e la principessa fu salvata. Da allora la città di Resuttano si affidò alla protezione del Santissimo Crocifisso. Oggi nella nostra comunità si celebra la festa del Santissimo Crocifisso, patrono di questa comunità. Io dico sempre che per noi è una fortuna, una grazia del Signore, perché la nostra comunità è posta sotto il patrocinio del Santissimo Crocifisso. Infatti sono pochi i paesi che hanno come santo patrono il Crocifisso, altri di solito preferiscono la Vergine o i Santi. Ecco, i nostri padri hanno creduto opportuno mettere la nostra comunità sotto la protezione di Gesù Crocifisso. La festa anticamente si svolgeva così: tutte le statue della comunità di Resuttano venivano portate in processione il 4 di maggio. L'ultima immagine che procedeva in questa processione era quella del crocifisso. Poi col tempo si è creduto opportuno non uscire tutte le immagini che si trovassero qui nella nostra comunità, ma solamente una rappresentanza, quale San Giuseppe, Santa Lucia, che rappresenta le sante vergini e martiri, e la statua della Addolorata, che si trova in una chiesa San Paolo. Quindi ora tra poco andremo a prelevare anche la statua e saranno messe tutte e quattro le immagini vicino all'altare per poi celebrare l'Eucaristia. Ogni 4 di maggio, il Santissimo Crocifisso, Santa Lucia, San Giuseppe e la Madonna Addolorata vengono portati in processione per le vie del paese. I preparativi iniziano la mattina. Le
Le statue vengono ornate con fiori e gioielli ex voto. Retaggi di una devozione contadina, la cui origine si perde nella notte dei tempi. Sono le collane di fave messe sui santi. Propiziatorie servono anche a ringraziare Dio per i doni che la natura offre all'uomo. Il pomeriggio, dalla chiesa di San Paolo, viene prelevata la statua dell'Addolorata e condotta in processione fino alla chiesa madre. Lungo il tragitto si aggiungono ai fedeli le confraternite. Le statue dei santi e il crocifisso vengono condotte sul sagrato della chiesa madre. Al cospetto delle effigi sacre all'aperto ha inizio la funzione sacra. Dopo la solenne celebrazione eucaristica, i santi vengono portati in processione.
La comunità, le confraternite, le autorità e la banda accompagnano Santa Lucia, San Giuseppe, l'Addolorata e il Santissimo Crocifisso per le vie del paese. Con la lettura dei salmi, il sermone e la benedizione finale si conclude l'intensa giornata dedicata alla preghiera e alla devozione del Santo Patrono. Viva Maria Santissima Addolorata! Viva Maria Santissima Addolorata! E ora tutti insieme in un unico coro vogliamo veramente gridare forte a Gesù Crocifisso, nostro Patrono. Viva Gesù Crocifisso! Viva Gesù Crocifisso! Ogni anno, il 15 settembre, cade la festa della Madonna Addolorata. I resuttanesi si preparano alla festa 7 giorni prima, recitando ogni sera il rosario dei 7 dolori della Addolorata. Oggi nella nostra comunità noi celebriamo la festa della Vergine Addolorata. Questa immagine che si trova alle mie spalle è un'immagine a cui il popolo resuttanese è molto legato, tanto è vero che anche nei momenti di preoccupazione, di sofferenza, anche in situazioni difficili, tanta gente viene a pregare davanti a questa immagine della Vergine. Il pomeriggio del 15 settembre la statua della Madonna Addolorata viene portata a spalla davanti il sagrato della chiesa di San Paolo. Qui la confraternita dell'Addolorata recita in siciliano il rosario dei 7 dolori. Una tradizione simbolo di una devozione antica, semplice, intima. Volente Signora, i vostri dolori, gli amati stupori che io li inchiodo. Arrivano sul sagrato della chiesa anche la confraternita del Santissimo Crocifisso e quella di San Giuseppe per rendere omaggio alla Madonna. La cerimonia religiosa all'aperto è officiata da tutti i prelati originari di Resuttano. Yeah.
Dopo il sacramento dell'Eucaristia avviene la benedizione delle mazzette, gli abiti delle confraternite e la presentazione al cospetto di Dio dei nuovi confratelli. Nel tardo pomeriggio la Madonna addolorata viene portata in processione. I tamburinari precedono il corteo annunciando alla popolazione l'arrivo della Madonna davanti la loro abitazione. Le confraternite, le autorità civili, la banda ed i fedeli procedono fino alla chiesa di San Paolo. Vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la vita, quanto qualcuno dopo la benedizione finale del parroco, la statua dell'Addolorata viene salutata con uno spettacolo pirotecnico. In serata si dà inizio ai festeggiamenti civili in onore della Madonna.
le vie del paese, illuminate a festa, ospitano gli stand. In piazza Pertini prende vita uno splendido spettacolo musicale per tutte le età. Protagonisti i Matia Bazar. Panorama mozzafiato, natura incontaminata, tradizioni, fede, arte ed ospitalità. Questi i punti di forza dello splendido borgo di Resuttano.